benvenuti nel castello di San Pelagio. Anticamente era più conosciuto come Villa Zaborra, dato che nel 1700, fine 1700, si insedia l'antica famiglia di origine veneziana, appunto dei conti Zaborra. Oggi conosciuta come castello di San Pelagio, dato che da questo luogo, durante la prima guerra mondiale, esattamente nel 1917, verrà allestito qui dietro, nelle proprietà di questi signori veneziani, un piccolo campo d'aviazione, un campo che avrà una grande importanza perché nel 1917 appunto arriverà Gabriele D'Annunzio, questo grande personaggio che da qui deciderà di partire con una squadra di aeroplani per andare sopra gli austriaci. Pensava a un volo nel quale non avrebbe arrecato nessuna offesa alla città, ma avrebbe bombardato con le parole. Ecco, questo è appunto il nesso storico per cui proprio al castello di San Pelagio noi troviamo la storia dell'aviazione. Ora stiamo percorrendo questo viale di carcini centenari che un tempo era la via di collegamento tra le proprietà terriere della famiglia Zaborra e la casa e il castello. Ci avviciniamo a quello che un tempo era chiamato il giardino di rappresentanza, un giardino nel quale si accoglievano i visitatori e un giardino che doveva impressionare per la sua bellezza. Ora abbiamo di fronte a noi la facciata del castello di San Pelagio, si vede molto bene che al centro si erge la torre medievale, questa torre costruita dai Carraresi che nel 1300 erano i signori di Padova. Attaccata alla torre troviamo tutto il corpo centrale, questa parte centrale che risale alla fine del 1700. Ci portiamo sotto l'androne della torre, quella che appunto era la parte più antica del castello, e da lì inizia il nostro percorso alla villa, dove vedremo all'interno non solo le stanze in cui è abitato Gabriele D'Annunzio, ma addirittura la sala del briefing, la sala nella quale la sera prima del volo su Vienna D'Annunzio si è riunito con i suoi piloti per definire, per decidere le ultime cose. Ci portiamo sotto la torre. E da qui volevo farvi notare il percorso dal quale siamo venuti, il viale centenario. Ecco, oltre quel viale si estendeva quel campo d'aviazione, quel piccolo aeroporto, un aeroporto che fu allestito nel 1917 dopo la disfatta di Caporetto, un aeroporto che era fatto di terra battuta ma che è stato operativo, ferveva di attività nel 17, perché da qui inizialmente partivano anche i grossi bombardieri Caproni per andare a bombardare il fronte settentrionale, per andare appunto sopra agli austriaci. Arriverà poi anche questa squadriglia chiamata l'87esima, la Serenissima, che al comando di Gabriele D'Annunzio, ma che con 11 piloti riuscirà a sorvolare i cieli di Vienna. Ora direi di passare al piano superiore e andare a conoscere i protagonisti di questa impresa, 11 piloti che verranno scelti ovviamente per le loro capacità, dei piloti temerari, dei piloti che già si erano distinti in aviazione. Saliamo da questa parte, una scala per così dire oggi segreta perché è una scala di servizio, ma che ci porta direttamente alla sala riunioni. Ed entriamo ora in questa sala storica. Ecco, dicevo che qui si è tenuto uno dei primi briefing della storia militare, perché appunto Gabriele D'Annunzio, che lo troviamo qui al centro, sarà qui che incontrerà i valorosi. Alla destra di Gabriele D'Annunzio troviamo Natale Palli, famoso perché ha origini piemontesi, era di Casale Monferrato,
ed è un pilota al quale gli era particolarmente caro perché lo accompagnerà a Vienna nel biposto, in quello SVA 5 che verrà modificato appositamente perché D'Annunzio potesse appunto partecipare in qualità di osservatore. Ecco, c'è da dire che D'Annunzio non aveva il brevetto, non era riuscito a brevettarsi. E quindi dovrà in qualche modo essere accompagnato sopra i cieli di Vienna, in quello SVA 5 che sarà modificato. Verranno tolte appunto le mitragliatrici per ricavare nella fusoliera l'abitacolo in cui lui si potesse sistemare in qualità di osservatore. Ed ecco che dietro di lui ci stava il capitano Palli. Alla sinistra di D'Annunzio troviamo invece Antonio Locatelli. Locatelli era bergamasco. È anche ricordato perché è stato l'unico pilota della Grande Guerra ad essere stato decorato con ben 3 medaglie d'oro al valore militare. Procediamo in questo senso, sempre qui sulla sinistra troviamo con la barba il sottotenente Gino Allegri. Allegri era veneziano, nato a Mestre. Particolarmente caro a San Pelagio, dato che purtroppo è caduto in un incidente di volo qualche mese prima la chiusura del conflitto, appunto nell'ottobre del 1918. Un incidente purtroppo che poteva in qualche modo essere previsto perché lui stava rientrando da un volo di guerra, aveva appena sorvolato Monfalcone. E nel rientrare a San Pelagio aveva a bordo ancora delle bombe inesplose, per cui al momento dell'atterraggio, un atterraggio che fu particolarmente brusco, al contatto con la pista, e dopo essere entrato in collisione con un pilota che era in fase di decollo, con il tenente Vianini, ci fu questo contatto e quindi un atterraggio brusco che provocherà l'esplosione. Una triste fine. La mamma dell'attuale proprietaria ricordava che alcuni brandelli di barba verranno purtroppo ritrovati anche diverso tempo dopo appesi ai rami del pioppo secolare che si trova nella collinetta dei giardini, quella collinetta che chiude il viale di Carpi di Centenari dal quale noi abbiamo iniziato il nostro percorso. Altri piloti partecipanti all'impresa saranno Francesco Ferrari, originario di Thiene, Granzarolo invece era padovano, troviamo ancora Aldo Finzi, Massoni, Censi, Masprone. Masprone era veronese, Masprone aveva 34 anni ed era il comandante, è stato anche il fondatore dell'87esima squadriglia, la Serenissima. Mancano due personaggi, due piloti, si tratta di Contratti, Vincenzo Contratti e Giuseppe Sarti. Non ci sono in questa riunione perché purtroppo saranno tra coloro che non riusciranno a fare il volo al completo, ma per noie meccaniche, per noie al motore, dovranno rientrare dal campo di San Pelagio. Arriveranno fin sulle Alpi, ma furono costretti a prendere la decisione di rientrare da dove erano partiti.